Signore e signori, buongiorno. Oggi è l'11 di giugno del 2021, siamo a Madonna dei Fornelli, questo nello specifico. Queste che suonano sono le campane della chiesa, credo che Madonna dei Fornelli sia questo, cioè tutto qua. È una tappa della Via degli Dei, però c'è anche scritto lì nel cartello. E adesso infatti andiamo lungo la Via degli Dei, però andiamo al contrario, non verso Firenze ma verso Monzuno. Partiti da tipo 10 minuti, un quarto d'ora scarso, però c'è una panchina e quindi... Non è un quarto d'ora, un po' di più. No, era mezzogiorno che siamo arrivati... 15 minuti e 06 secondi. Appunto, un quarto d'ora. Vabbè, adesso non... Ne approfittiamo e facciamo l'antipasto, crackers con sottiletta. Bello! Abbiamo due coccinelle, una sopra l'altra. Stanno facendo i giochi, vero? Un porno. Il regno delle coccinelle. Queste piante le attirano, eh? Ce ne sono tantissime, anche... anche qua. Anche qui. Dai, ma... c'è il party! Ne è caduta una, poverina! Si era addrezzata. Piove! Che bello! Perché piove? Non doveva piovere oggi! C'ho le mucche lì giù. Con questo panorama davanti e quest'altro panorama dietro, che un po' si vede sotto l'ombrello, facciamo pausa pranzo? C'è la panchina. Patatino, al solito panino, anzi due soliti perché l'altro è dentro la zaina. Più piccolo del tuo. Sì, certo. Nettamente più piccolo. Infatti. Pianatela di allontanarti col tonno. Io invece ho il mio fantastico panino, quello cotto in padella, che vengono veramente bene comunque questi panini cotti in padella. Il problema è che quando li faccio finiscono in un batter d'occhio con l'asiago dentro, uno dei miei formaggi preferiti, ma sono tutti i miei formaggi preferiti fondamentalmente, perché asiago, taleggio, gorgonzola, un po' tutto, è il mio brie. Dolcino? Io ne mangio uno però, Cioè, sei bugiardo che fai schifo. La carota è il mio dolce. E qui mi sa che siamo arrivati dove dovrebbe esserci una cache. Qui da questo coso c'è una cache che si chiama Le Girandole. Tornando dalla carota. No, qui c'è una girandola, no? Sì. Ma non so se si riferisce di più alle, cioè al parco eolico lì, oppure effettivamente a queste girandole qua, perché anche questi qui sono girandole, cioè vedi, dovrebbero girare col vento tutti quanti questi affari. Ah, ce n'è più di una. Sì, penso che si riferisca in realtà a questi. Un semplice cache piazzato durante la camminata sulla Via degli Dei. E in un nascondiglio tipico non occorre toccare le girandole o altri oggetti. Alla base del muro. Dunque, per muro intende quello? C'è un muro di sassi qui sotto, però alla base è pieno di erbacce. Un pochino sì, non sarà semplicissimo da trovare. Vabbè, adesso mi metto a cercare. No. Di pure che non lo troveremo. No, okay. Dai! Incredibile, ma vero, l'ho trovata. In un sacchetto un po' distrutto, ma vabbè, insomma, c'è un sacco di roba qua dentro. Solo che è tutto bagnato. Vabbè. No, questo è asciutto perché è dentro, è dentro almeno.
Sono venuti il 19 di maggio del 2020. Addirittura. C'è più di un anno che non ci viene nessuno qua. E qui quasi alle paleoliche c'è una panchina e c'è pure il pannello con tutta la montagna che si, beh no dai, si vedono, insomma non proprio tutte. E siamo al parco eolico di Monte Galletto. Vabbè, qui c'è tutta la pappardella, se non ve la sto a leggere. C'è qualcuno che si sta sistemando. Ma perché mi riprendi sempre, sempre, sempre? Cos'è quella cosa lì, quella palla lì sotto? Vabbè. Qui abbiamo una rosa con degli spini cattivissima, eh? Boh, è questa palla. Qui c'è una porta. Forse effettivamente lassù si apre, però. Per Claudio è un osservatorio. Però non l'ho visto da vicino, quindi non so dove sono le finestrelle. E dall'altro lato c'è una specie di finestra che si apre. Potrebbe essere un osservatorio amatoriale. Ma ci sta dentro una persona, però. Certo, ma c'è gente che se lo fa anche nel proprio giardino. Sì, fanno dei cupolozzi così, poi ci mettono dentro uno di quei telescopi, di quelli belli grandi, con diametro molto ampio. E ci guardano così le stelle dal proprio giardino, perché così quello lì non fa entrare molto la luce. Oddio, questo di luce esterna non credo ce ne sia proprio tanta, sì, in generale. Lo sai, anche solo la luna. Secondo me qui ci starebbe bene la merendina. Sì, infatti adesso ce la facciamo. Siamo arrivati alle croci, che praticamente, aspetta che mi alzo, che c'eravamo seduti sulla panca, che praticamente c'è scritto campeggio, bed and breakfast e cose, quindi evidentemente c'è cose. E adesso ci sediamo sulla panchetta e con questo panorama davanti ci facciamo la merendina con, c'è rimasto crackers, ce n'è uno a testa, crackers con la sottiletta e un biscottino, e poi sì, abbiamo ancora te, i biscotti. Io no. Te no, certo, perché te non lo mangi, vero? Ma torniamo indietro, però in salita ripida. Quanto dice? No, 134. E quella? È rotta. Non va. Comunque, quella là è sempre ferma, eh. Sono quasi le 4 e ora delle ciliegie. Incredibile. È pieno di farfalline. Non so se si vedranno, però. Piccole, tra l'altro. Siamo di nuovo qui, sulla panchina dove ci eravamo fermati a pranzare prima. Però adesso c'è il sole. Che poi qui all'incrocio con Via della Collina, dove c'è la triste storia di Tito. Praticamente un tizio che nel 40 si era incamminato per andare a San Benedetto Val di Sambro per procurarsi documenti per sposare la sua fidanzata,
Soltanto che sulla strada di ritorno Tito fu sorpreso da un'improvvisa bufera di neve che in poco tempo ricoprì di bianco la collina. Fatto sta che niente, l'hanno ritrovato dopo mesi, no vabbè non dopo mesi, era il 29 novembre, l'hanno ritrovato il 16 dicembre, è morto in mezzo alla neve, povero Tito. E siamo tornati a Madonna dei Fornelli. Ah, lì c'è una foto del lago di Castel dell'Alpi. Piccolo spoiler di cosa avverrà nelle prossime settimane. Perché ti porterò anche là. Sappilo. Però là non ci sono cache. Peccato. Visto che siamo quasi a Madonna dei Fornelli, vi metto le statistiche di Rantastic in 3, 2, 1. Non potabile, quindi ma ne abbiamo ancora. E adesso si torna a casa e si va a mangiare. Cosa ci facciamo stasera di buono? Non lo so. Quale maialata? Carbonara? Va bene. No, vediamo, dai. Beh, per domani a mezzogiorno ci abbiamo le pizze, quelle americane di Lidl che ci ha suggerito il buon Walter. Infatti, adesso pensiamo. Sono già abbastanza tamugne. Bene, da Madonna dei Fornelli è tutto. Ciao ciao!